Torna dopo 4 mesi Josep Guardiola e Mazzone rimodella la squadra sull'ex stella del Barcellona. Difesa quadra, due esterni di spinta come i due Jonathan Binotto e Bachini. Nel Perugia Cosmi rilancia Baiocco al posto dell'infortunato Giovanni Tedesco. Arbitro il signor Tombolini di Ancona. Subito in avanti le rondinelle. Cross di Bonera. Toni controlla di sinistro e con l'esterno destro batte Cordova. Brescia in vantaggio al decimo. Nel replay l'ottimo gesto tecnico del 24enne di Pavullo nel Frignano in provincia di Modena. Prova a reagire il Perugia al 12esimo, sinistro al volo di O'Neill deviato in corner. Ma è ancora il Brescia pericoloso. 18esimo, cross di Bachini, prolunga la traiettoria al volo Toni, prodezza di Cordova, riflesso da giocatore di volley. Guidati da Guardiola, i padroni di casa guadagnano il controllo del centrocampo, gli Umbri soffrono e concedono troppi spazi. Al 29esimo, cavalcata solitaria di Sussi, l'affondo per il cross perfetto per l'incornata vincente di Toni e il 2-0. Nel replay, il bel dribbling di Sussi tra Zemaria e O'Neill, difesa perugina ferma sullo stacco di Toni. Timida la reazione degli ospiti, al 44esimo un colpo di testa di Bazzani sulla rimessa in gioco di Zemaria, poi la difesa bresciana libera, 45esimo, padroni di casa in avanti. Rezai sbaglia il rinvio, il tiro di Binotto rimpallato da Baiocco, Pallatoni controllo e battuta a rete, 3-0 per il Brescia. Nel replay ancora una prodezza dello scatenato Toni, prima tripletta in Serie A della carriera, sale a quota 11 tra i marcatori e a godersi il suo Brescia c'era anche Baggio con il figlioletto Mattia. E siamo alla ripresa, prova a cambiare Cosmi, dentro Fusani per Baiocco e Gatti per un O'Neill nervoso, non cambia il modulo, 3-5-2. Il Brescia si limita a controllare forte del 3-0. Cosmi pretende di più impegno dai suoi uomini, ancora una sostituzione nel Perugia al 14esimo, dentro l'iraniano Samerek, fuori Vrizas, ma gli Umbri creano poco al 18esimo su punizione di Crosso, il colpo di testa di Bazzani alto. Secondo tempo senza episodi degni di nota, supremazia sterile dei Grifoni, al 34esimo ancora una conclusione di Bazzani, l'unico brivido al 43esimo, punizione di Zemaria, il brasiliano centra al palo. Brescia batte Perugia 3-0. Tre punti pesanti per il Brescia nella lotta per la salvezza, come ricordava Maffei, i Lombardi non vincevano al Rigamonti da 4 mesi. Ha convinto il Brescia di qualità messo in campo da Mazzone, limpida la regia di Guardiola, Bachini e Binotto supporti preziosi per un Toni in gran forma. È bastato un tempo ai Lombardi per avere ragione di un Perugia smarrito, mai in partita, soltanto 2 punti nelle ultime 6 gare esterne, probabilmente troppo poco per nutrire ambizioni di Coppa UEFA. È tutto lì nello studio.